presenti che come ogni anno ci seguite sempre numerosi, dalle 6 del mattino siete tutti qui presenti ad ascoltarci. Il primo ringraziamento che devo fare questa mattina, e penso che è sotto gli occhi di tutti, è ad un nostro concittadino e amico, Salvatore De Riso. Non so se è qui presente, forse no. Per noi importante perché noi giovani minoresi, ma tutto il premiato concerto bandistico Città di Minori crede nella banda di minori come prima cosa come futuro per minori, ma crede soprattutto nella musica e crede nella formazione della musica nel ragazzo, nell'animo del ragazzo. E per questo abbiamo chiesto anche un appoggio sicuramente forte da parte di Salvatore, che come potete vedere ha investito nella cultura e nella tradizione dandoci queste stupende ed eleganti divise. Come potete vedere dal discorso è il nostro logo del comune. Per questo grazie, spero arrivi a lui, ma già lo sa. E poi voglio invitare il sindaco qui per dei saluti. Invece facciamo un ulteriore applauso continuato al concerto bandistico Città di Minori. Sono una realtà importante, sono una risorsa per il nostro territorio che va valorizzata, che va assistita, che va potenziata e che va difesa. Un ulteriore applauso a loro e al maestro Volo. E questo concerto ormai è diventata una consuetudine, siamo arrivati al quinto anno, è un panorama stupendo, abbiamo a destra la Torricella, a sinistra Torre Paradiso, vedete questo faro naturale del sole che illumina parte della montiera amalfitana, che è una realtà seria della costa d'Amalfi. La costiera amalfitana è patrimonio UNESCO perché ci sono realtà come la banda, il concerto bandistico Città di Minori, e è patrimonio UNESCO perché abbiamo quei terrazzamenti. Quindi io invito tutti ad un'altra iniziativa questa mattina col mare e il concerto bandistico Città di Minori, questa sera a Torre, nella piazzetta di Torre, a parlare di un'altra grande realtà, il sentiero dei limoni, questa magia che spontaneamente, con l'impegno di semplici cittadini, con l'impegno della Prologo, con l'impegno dell'intera comunità di minori, è diventata una realtà internazionale. Questo percorso di trekking, questa passeggiata nei limoni, tra i terrazzamenti, che inizia da Maiori e finisce a Minori. Ne parleremo con Marzullo e con il professore De Masi, con le note di Roberto Rucco. Vi invitiamo tutti a Torre e poi agli altri appuntamenti che la comunità di Minori, il comune di Minori ha organizzato per valorizzare anche le location. Su questo pontile giorno 7 ci sarà Barbara De Rossi e poi tanti altri spettacoli e appuntamenti teatrali e musicali per passare una stagione estiva qui a Minori all'insegna della pace e della serenità. Facciamo sì che questo concerto della banda, del concerto, del premiato concerto bandistico Città di Minori, sia un inno alla pace e alla serenità. Buone vacanze a tutti e grazie al maestro e al concerto bandistico Città di Minori. Grazie, signore.